a tutti. Buon pomeriggio. Buonasera. Allora, oggi su Cometa abbiamo, oltre a Bruno che ormai è un veterano e un nostro grande collaboratore, abbiamo due ospiti d'eccezione. L'artista Anna Vassena, Abbassena è il nome d'arte, correggimi se sbaglio, e Alberto Villa che è un giornalista d'arte contemporanea e scrive per Art Tribune. Ora Bruno, diciamo, ci dirà un po' quello che è l'argomento della diretta, perché abbiamo deciso di collegarci nonostante sia agosto e di trattare questo argomento con voi. No, allora, intanto il tutto nasce principalmente da una vicenda avvenuta a un nostro collaboratore, che purtroppo non può essere qui presente in diretta per motivi di salute, che, come dire, settimana scorsa mi chiama e mi fa: senti, vorrei avviare una diretta con te e qualcun altro perché mi è successo questa cosa. Lui aveva vinto un bando tramite una galleria di cui non faremo nomi, ovviamente, che, come dire, il primo ha partecipato a due bandi. Il primo vinto, che successivamente gli venne richiesto: ok, hai vinto il bando, devi pagare $1,200 per partecipare. E ha ripartecipato a un secondo bando che era per partecipazione gratuita e giustamente non è stato selezionato per ovvi motivi, perché giustamente se non gli paghi $1,200 dell'altra volta non ti pagano, cioè non ti fanno esporre gratuitamente la seconda. E quindi da qui giustamente è nato poi il discorso del fare una live per capire il fatto della speculazione nei confronti degli artisti da parte del sistema del sottobosco, possiamo chiamarlo, perché io potrei benissimo ritenerlo il sottobosco dell'arte, è, come dire, con l'intervento di un altro artista e di un giornalista d'arte che è, come dire, Alberto, che giustamente per avere una visione a 360 gradi di quello che comunque è il mondo dell'arte in sé, non solo dal punto di vista degli artisti, ma anche di chi lo vive sotto il punto di vista dell'analisi, delle varie esposizioni e così via. E quindi io qui mando la parola intanto ad Alberto, perché vorrei cominciare io intanto facendo un discorso generale con te, Albe, tu che hai una visione un po' più a 360 gradi, appunto, per poi passare ad Anna con una tua esperienza personale, vorrei pure chiederti a questo punto. Che già l'espressione di Anna quando hai detto la cifra per esporre è stata... Va bene, allora parto io. Sì, no, allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che un artista non ha il dovere di pagare, cioè non dovrebbe avere il dovere di pagare per esporre una sua opera. Il suo lavoro non è fare pubbliche relazioni, il suo lavoro è produrre arte e già ha degli investimenti che sono il suo tempo, il tempo per la produzione delle sue opere e ovviamente gli investimenti per i materiali. Se dovesse aggiungerci anche l'investimento per l'esposizione delle opere, sarebbe totalmente fuori portata per molti degli artisti che poi sono, insomma, il vero tessuto dell'arte, cioè gli artisti emergenti che non hanno, nella maggior parte dei casi, le spalle coperte, ecco, da questo punto di vista. Per cui è essenzialmente una questione di speculazione, come dicevate voi, speculazione da parte di diversi agenti del mercato, che siano le gallerie, che siano... Ma secondo te questo sistema qui che cosa comporta? Nel senso, consideriamo che comunque io quello che ho visto perlomeno finora negli anni è che c'è almeno un bel 60% del mondo dell'arte che si basa su queste dinamiche. Cioè, alla fine effettivamente il sottobosco, cioè perlomeno questo sottobosco è molto ampio, veramente molto ampio, e quindi poi in termini di mercato, cioè, che cosa comporta effettivamente una cosa del genere? Secondo me c'è bisogno di fare una distinzione in base alla serietà, cioè una persona che ti chiede, un gallerista o appunto una fiera, che ti chiede di pagare tot euro per esporre le tue opere, ti sta, diciamo, ricattando, perché sta facendo leva sulla tua esigenza di emergere, primo, e non sta investendo praticamente nulla da parte sua, e quindi non sta mettendo un rischio da parte sua credendo nell'artista, credendo nelle opere che poi andrà a rappresentare ed esporre. E questo è un sintomo di pochissima serietà. Il mondo dell'arte, come probabilmente tutti i settori,
è pieno di persone poco serie, le persone serie sono difficili da trovare. Per cui, certo, è una questione spinosa e difficile per un artista emergente, secondo me. Dal punto di vista di questo tipo di insomma, agenti, ecco, chiamiamolo così, attori del mercato, ci sono ovviamente degli interessi che sono esclusivamente economici, sì. Senza però mettersi a rischio, appunto facendo leva sull'emergenza di emergere degli un artisti. Rischio che quindi si assume totalmente l'artista, no? Esatto, andando ad investire non sapendo se avrà un ritorno sull'investimento che andrà a fare. Quindi Anna, tu da artista come la vedi? Io? Eh sì. Non ho sentito. Ok, no, pensavo. Allora, per quel che riguarda la mia esperienza personale, più volte io ho partecipato a tanti bandi e inizialmente appunto era addirittura la partecipazione al bando a pagamento. E in sì, Italia, ma per tanti concorsi, è piano, Italia, è piano. Questa cosa, cioè il fatto che il bando non sia a pagamento, non è presente. Io infatti quelli per definizione li scarto. Più volte, specialmente all'estero, succede che trovi il bando gratuito e poi se selezionato paghi. Casualmente sono quelli in cui sei sempre selezionato, sei bravissimo. Esatto. E quindi anche lì è una doppia fregatura, no? Perché è a pagamento ma ti danno l'illusione di essere stato selezionato. Ma diciamo ti è capitato mai di pagare? Cioè, quando hai cominciato? Non dico ora perché ora non avrebbe senso. Però quando hai iniziato, durante le tue fasi iniziali, sì, di catena, hai pagato per esporre? Penso che tutti. Adesso mi sento più volte rispondere la classica frase: chi non risica non rosica. Che sei lì che dici, ok, ma già così, usando poi molti materiali, facendo molti tipi di attività, di applicazioni, spendo, non ho più un fondo, come appunto. Posso fare se devo anche pagare per esporre? Anche perché sì. Il ragionamento alla base di cui sono convinta è: nel momento in cui una galleria prende una percentuale e non mi chiede niente per esporre, primo, vuol dire che crede in me, come appunto si diceva. Secondo, è motivata a fare di tutto per vendermi, perché ha un guadagno dalla mia vendita. Certo, esatto. Il rischio, cioè, appunto, che dicevamo prima, si ridistribuisce tra i vari operatori. Esattamente. Sì. Oltretutto, pagare per esporre le proprie opere rende totalmente inutile la figura del gallerista, della galleria, cioè alla fine il galleria cosa fa? Cioè, la galleria affitta normalmente le pareti. Esatto, affitta le pareti. Però a sto punto uno, ogni artista per i potrebbe cavoli nostri. Esatto, perché esatto. Devi dare i soldi a un altro per esporre le tue opere, cioè non ha senso, cioè non ha proprio senso, è sintomo di pochissima serietà, secondo me. Per questo io quello che consiglio sempre, anche appunto che mi è capitato di consigliare a Bruno quando sono emersi questo tipo di comportamenti, sempre scartare a priori qualcuno che ti chiede di pagare, perché è sintomo davvero di una serietà a nulla e di un parassitaggio del sistema. Cioè, queste persone sono parassiti del sistema, di un sistema che si basa sulla credibilità e che queste persone cercano di venderti diciamo anche appunto la fama, sì, sul che mercato, poi ma non arriva da queste ti fanno cose. queste sorte tipo di finte promesse, slogan, esporrai a Parigi, a Hong Kong, a New York, che poi alla fine sì, puoi anche esporre a Hong Kong, Parigi, New York, dove ti pare, però dove vai a esporre in questi posti? In una catapecchia alla fine. Certo, cioè, certo. Poi questa è la cosa che concettualmente è forte, anche il fatto che poi dal punto di vista curriculare, cioè, non ha neanche valenza una cosa del genere. No. Cioè, poi effettivamente, ora, poniamo il caso, Albe, ecco, poniamo il caso che tu sei a capo di una galleria o comunque di un ente pubblico che si occupa di esposizioni e ti si presenta, fai un bando e ti si presenta una serie di artisti con i loro curriculum. Ovviamente, se nel curriculum ti risultano tante mostre, che ovviamente chi è esperto del settore sa chi è che ha fatto mostre a pagamento e chi no, lo capisce subito. Ma certo. Cioè,
a priori, cioè effettivamente che cosa comporta? Che arrivi poi là e dici non ti seleziona nessuno, non perché non sono belle le tue opere, per carità di Dio, io sono sempre dell'idea che l'arte è assoluta, tutte le opere sono belle, la creazione non va giudicata, non sono io a giudicare, né sinceramente neanche il critico, è lo spettatore che giudica e basta. Però, cioè, ovviamente non c'è, cioè, c'è bisogno anche di un po' di rilevanza in quello che hai fatto, perché se no giustamente che fai? Cioè che fai? Poi, secondo me, poi io sinceramente voglio lanciare una provocazione sull'editoria a pagamento, sì, sinceramente. E là io posso dire una cosa, cioè là io azzardo questa cosa qua. È giusto pagare per invece essere pubblicati in grossi cataloghi? Grossi cataloghi intendi? Sì, ho capito quale intendi. Ce ne sono tanti, sì. Pure grossi e rinomati, e sì, questa è la cosa. Sì. Allora... Che dite? Guarda, personalmente, da persona interna a queste cose, anche al settore editoriale, per dire, secondo me non ha tanto valore l'essere pubblicati in questi mega catalogoni, perché poi sono dei compendi che la legge, cioè che la gente magari compra anche, ma poi lascia lì a impolverare. Non ha nessuna valenza critica, nessuna valenza storica, storiografica. Sì. E rimangono lì, per cui sì, certo, ti danno il fregio, ecco, di poter dire di essere stato inserito in un catalogo con un nome importante, ma poi di base non ha nessuna valenza pratica. Effettivamente, considerando che comunque perlomeno parlo del settore italiano, poi all'estero non credo proprio funzioni come qua in Italia, però già l'editoria in sé base sta avendo una grossa crisi da parecchi anni, e quindi giustamente si sente quasi costretta a dover chiedere soldi nelle pubblicazioni. Effettivamente, chi rimane in Italia che fa pubblicazioni gratuitamente agli artisti emergenti, però in questo caso, perché non parlo del Michelangelo Pistoletto di turno, ovviamente parlo dell'emergente della situazione, altrettante realtà editoriali emergenti in realtà, esatto, cioè, i magazine emergenti, sì, che però poi restano lì, cioè sì, sì, ce la si suona e ce la si canta tra noi, siamo alla tutti fine, bravi, siamo tutti, è difficile, esatto, perché poi tra emergente che racconta e emergente che fa, alla fine devi avere proprio la fortuna di avere quello che invece viene da un po' più in alto, che capita in questa pubblicazione e è interessato, e quindi seconda botta di fortuna, è interessato al tuo lavoro. Esatto. Quindi, ma è raro, è veramente raro. È l'ancora che ti trascini poi comunque, ti porti anche a emergere. Sì, ma certo. Allora, appunto, tanto, cioè per quanto riguarda ad esempio i magazine grossi, cioè ci sono degli interessi dietro, ovviamente, no? L'interesse del magazine, ovviamente, è quello di essere letto il più possibile. Quando cioè, lo spazio per l'artista emergente in un magazine importante viene dato nel momento in cui c'è qualcosa da segnalare, un evento, una mostra, qualcosa che possa avere effettivamente una presa sui suoi lettori, e di conseguenza, come fa l'artista emergente ad ottenere questo passaggio appunto fondamentale per la pubblicazione? Con le pubbliche relazioni, appunto. Certo, esatto. Che sono appunto un fattore importantissimo, cioè centrale ormai nel sistema dell'arte. Che da una Ma ben parte tutte le professioni ormai. Sì, sì, certo. Che da una parte chiude, dall'altra apre molto poco, purtroppo. E bisogna trovare le persone giuste, bisogna trovare i contesti giusti, bisogna essere molto fortunati. Questa è proprio la crisi dell'arte contemporanea, credo, che non va avanti il merito, va avanti la fortuna. La fortuna è sempre stata così. Esatto. Ma guarda, io per esempio sull'aspetto della pubblicazione e l'editoria, ecco, una sola volta posso dire, era... Inizio, quando ho appena cominciato, avevo pagato per l'aspetto editoriale, che, come dire, come uno può pensare appunto all'inizio, Mizzi, che è un catalogo, ti pubblica, bellissimo, assolutamente. Ovviamente poi sull'aspetto a posteriori, negli anni, ovviamente capisci che scusatemi il francesismo, però, come dire, effettivamente
ho notato che l'approccio da parte, per esempio, di alcuni enti, quando vedono, per esempio, una pubblicazione su un grosso catalogo, già è diverso rispetto all'approccio che possono avere con le mostre. Cioè, stranamente, vanno a vedere molte volte più delle pubblicazioni piuttosto che le esposizioni, che è una cosa strana. Non lo so perché, sinceramente, non ne ho idea. Perché è fanno più facile. Questo... Eh sì, probabilmente sì, è più facile, perché magari basano il sistema del curriculum più sulle pubblicazioni che sulle esposizioni, potrebbe anche essere. Sì, perché diciamo le pubblicazioni cioè, danno una certificazione che è facile da monitorare. Esatto, esattamente. Sì. Le mostre sono un mondo a parte, un'amalgama di cose che si sovrappongono, le pubblicazioni diciamo sono sempre quelle rilevanti, quindi è molto più facile sondarle. C'è un certo Arcangelo Arcano che ha scritto: arte solamente chi può pagare per andare avanti. Sì. Vabbè, però è la dura realtà. È la dura realtà. Non lo so. Magari mi viene da pensare all'artista emergente che ha provato a magari entrare nel settore, a farsi notare senza andare a pagare, vede poi un sistema del genere dove giustamente se paghi riesci a fare la mostra, riesci a avere l'articolo dedicato, e a volte magari per disperazione, perché dice: guarda, se non faccio così non riesco ad essere notato, ok, mi adatto anche io al sistema. Quindi c'è anche secondo me questo fattore da considerare, perché magari chi ha una determinata forza come artista nel settore può permettersi di dire: no, ok, io a prescindere, certo, se si tratta di pagare non pago, però so che riesco comunque a fare altro. L'artista emergente che magari si avvicina al settore, magari pur di entrare almeno un poco e farsi conoscere, è disposto a pagare. Sì. Credo ci sia tanta disinformazione anche da parte degli artisti emergenti, perché all'inizio magari ci sta questa cosa della disperazione, qualunque cosa, ma poi, come si diceva, non è tanto quanto espongo, ma la pubblica relazione, cioè almeno questa è una cosa che sto scoprendo, siamo tutti giovani, quindi sto scoprendo nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, che ma soprattutto dicevano anche come cambia. Cosa come cambia? Come cambia proprio appunto il modo di fare network, di fare pubbliche relazioni. Vabbè, quello è cambiato terribilmente e forse per fortuna abbiamo possibilità, perché vabbè, io sparo sempre a zero sul nostro paese perché trovo che per l'arte facciamo prima ad aprire un ciringhito. Sì, decisamente sì, decisamente sì. Quindi dobbiamo comunque andare a guardare fuori, però il fatto di avere la possibilità di stare in Italia piuttosto che in qualunque altro luogo e poter comunque fare pubbliche relazioni non è la stessa cosa del fisico, per cui secondo me bisogna comunque spostarsi periodicamente, però ci facilita tanto questo aspetto. Certo. Sì. Perché non sarebbe fattibile dal nostro paese cercare di combinare qualcosa nell'arte, almeno di viverci. Sì, guarda, io lo butto sulla questione meridionale, ecco, io faccio per esempio, baso un attimino pure la mia esperienza, cioè io comunque provenendo da Reggio Calabria e vivendo a Reggio Calabria, che come dire, già l'Italia non offre opportunità, cioè nel senso dal punto di vista artistico sappiamo tutti com'è combinata, figuriamoci poi proprio dalla regione più povera d'Italia, com'è la situazione, com'è veramente la situazione, e io qui appunto, come dire, quello che ragiono è: in realtà in Italia, secondo me, ci possono essere le opportunità, invece, secondo me, in Italia le opportunità ci sono, il problema è che bisogna fare in modo che queste opportunità vengano aperte anche alle nuove generazioni dell'arte, che questo è il problema, nel senso, il network che si può fare, lo puoi fare fino a una certa in Italia, perché poi arrivato a un punto, sapendo che ci sono i veterani o comunque quelli che sono già rassodati all'interno di quel sistema, che sono difficili da ovviamente spodestare, ma neanche spodestare, perché non è che si vuole spodestare qualcuno, però anche cominciare a fare un cambio generazionale, ovviamente questo cosa comporta? Che tu puoi arrivare fino a una, per esempio, prendo il purgatorio, puoi arrivare fino a tre quarti della montagna, ma poi sulla punta del purgatorio non ci arrivi in Italia,
E questo è il problema, secondo me. Cioè, nel senso che uno può crearsi le basi per arrivare nella vetta del purgatorio e poi poter arrivare al paradiso sperando che scenda la Madonna come, su, come in Dante, ti prenda, vedi la visione e vai in paradiso. Ma siccome la vedo molto complicata, sinceramente, soprattutto ora in Italia, anche dall'aspetto politico, cioè la cosa che poi io vado a ragionare è: facciamo finta che sia un artista, ecco, un artista proveniente dal sud Italia, che già appunto le possibilità sono pari allo 0,1%, se non proprio lo 0,01, ancora maggior ragione. Ora, io non voglio basare, come dire, la mia esperienza artistica verso, per dare un consiglio ad altre persone, perché ognuno appunto, quello diceva, ora stavo leggendo un attimino dei messaggi in live, lo diceva Paola Fiori, ogni artista ha il suo percorso, però effettivamente un artista proveniente dal sud Italia come fa? E qua la butto a tutti quanti una cosa del genere. Perché voi siete di Milano, cioè bene o male, tranne giustamente Mario che è di giù e di Napoli, però voi siete di Milano. Sì. A Milano, la questione meridionale. La questione meridionale è tragica. A casa per il mezzogiorno. Esatto. No. Per esempio tu ora, Albe, hai inaugurato una mostra a Siracusa. Ho inaugurato una mostra a Siracusa che ho curato io, ed è, vabbè, è stato... cioè, io sono convinto del potenziale del sud come spazi, come luoghi, come interesse territoriale proprio. Quello che manca e che invece a Milano, nelle città del nord Italia c'è, è proprio la capacità di creare una rete, l'interesse di creare una rete, perché poi è interesse economico essenzialmente. Ed è una cosa che al nord c'è tanto, no? E che al sud ancora si è fatto fatica a capire per tantissimi motivi differenti, storici, ovviamente, scusate il treno, ovviamente anche per colpa del nord, cioè, e della concentrazione delle risorse sul nord e su certe città come Milano, che diventano l'unico punto di riferimento del panorama artistico italiano, sembra. Ma quando in realtà non è così, non è assolutamente così. Gli artisti, come appunto scrive adesso Paola Fiori, ci sono molti artisti fantastici, è un'altra fetta di mercato appunto, che deve essere valutata, deve essere incentivata, esplorata. Ha un potenziale enorme, anche a livello turistico, perché poi cioè, tanto pubblico arriva, ovviamente al sud, e tanto pubblico arriva anche dal turismo. Ho conosciuto, cioè, l'artista di cui ho curato la mostra, adesso, che diciamo che è un po' un outsider, nel senso che fa le cose da sé, lei vive di quello che vende nel suo studio a Siracusa. Lei ha uno studio in centro a Siracusa e vende le sue opere. Non ha una galleria, non ha niente, però vive così dei turisti, di tanti turisti che passano e si innamorano delle sue opere e le acquistano. Che comunque è un po' la visione da bottega, effettivamente. Esatto, però funziona per lei. Certo, non farà i numeri dei grandi artisti internazionali, però lei sta bene, funziona. Nonostante non ci sia poi dietro una struttura che, diciamo, la supporti. Esatto, a volte non è necessaria. Sì. Quando si riesce a essere, diciamo, a liberarsi da questa situazione. Lei ha provato ad avere gallerie, ad avere appunto altre situazioni, ma si è sempre trovata meglio da sola e funziona così. Ognuno ha il suo percorso, come dicevamo. Poi non è così per tutti, appunto. C'è chi invece ha bisogno di una galleria, banalmente perché non ha i mezzi, non ha il tempo, non ha per gestirsi da solo questo lato. Per esempio Dorian, vabbè, non so se Anna stava per dire qualche cosa, che avevo sentito. Dicevo solo, secondo me la differenza tanto che c'è tra nord e sud, più che tra nord, tra Milano, perché già il nord è un'altra cosa, perché se vado a Genova, ciao, facciamo prima. Sì. Tra Milano e il meridione, che entrambi hanno contatto con l'esterno. Cioè, Milano nasce metropoli oramai europea, se non internazionale, ma il turismo che c'è a Milano non è tanto, non viene tanto proprio per il consumo, secondo me, quanto quello che può esserci
nel meridione, cioè nel meridione specialmente in certi periodi dell'anno viene tanta gente con tanta possibilità d'acquisto. Sì, è vero, è verissimo. E esperienza pure. Credo che questa parte non sia dalla realtà artistica del meridione abbastanza sfruttata o sistematizzata, forse è un problema di capire la risorsa e strutturare un sistema di mercato all'interno di questa risorsa, perché è una risorsa sconfinata quella che magari che paradossalmente potrebbe essere anche più semplice, visto che non c'è in questo momento una struttura ad hoc, e crearla da zero potrebbe essere ancora più molta più libertà d'azione di startup, o anche banalmente parlando sempre in termini economici, affittare uno spazio a Milano mi costa come affittare tre spazi in Sicilia. Certo. Quindi ho però, ovviamente, anche più possibilità di visibilità. Dicevano però, ci vorrebbero degli spazi espositivi gratuiti, ci dice Maret. Vabbè, ovvio. Ma secondo me ce ne sono, ma in realtà ce ne sono tanti spazi gratuiti. Ma uno, se, allora io, per esempio, per mia cosa, io solitamente quando si tratta della realizzazione, non parlo delle collettive dove non sono direttamente interessato io nell'organizzazione, ma quando si tratta di comunque un'organizzazione di una mostra che sia personale, nel mio caso collettiva, io ho sempre cercato di costruirmela da me, andando pure nei posti che non c'entrano niente col mondo dell'arte, però facendoli diventare dei luoghi di aggregazione artistica. Cioè io, per esempio, lo scorso anno, racconto come esperienza, avevamo deciso di organizzare una mostra a Reggio Calabria durante il San Valentino per fare una cosa umoristica, cioè andare contro San Valentino facendo una mostra dal titolo I Don't Love You, cioè una visione completamente al contrario di quella della festa super commerciale che è San Valentino. È come dire, lavorando da soli, spazio gratuito perché si è andato a trovare a posto un posto ad hoc che, come dire, lasciava lo spazio tranquillamente, anzi cercando pure di creare un sistema quasi di, come dire, sponsorshipping insieme per cercare di far entrare pure soldi a loro, giustamente perché vendevano alcolici e così via. In giro di un mese sono riuscito, facendo ufficio stampa da solo, gratuitamente, andando a mettere locandine in giro per la città, illecite, però girando per tutta la città e spargendo le locandine, a fare un evento che ha portato a 150 persone all'inaugurazione. È in un posto che hai utilizzato del tempo che hai dovuto togliere del tempo alla parte di produzione artistica per fare la parte di promozione dell'evento. Ma non era una personale, era una collettiva in questo caso. Sì, però in generale tutti i ragazzi che hanno partecipato alla collettiva avete dovuto togliere tempo alla parte di produzione artistica, e voi siete degli artisti, il vostro lavoro, come dicevamo all'inizio, dovrebbe essere questo, per poter fare la parte di promozione, anche perché magari non c'è una struttura dietro, anche a livello di ente istituzionale, che ti va a supportare in una cosa del genere, perché poi noi stiamo parlando principalmente di realtà che sono private, ma non dimentichiamoci che c'è tutta la parte della struttura pubblica che, soprattutto ultimamente, se ne sta parlando tanto di entrare anche in questo tipo di gestione, perché a livello turistico, come diceva Anna, può essere un qualcosa che ti dà una spinta molto forte, quindi magari manca la gratuità degli eventi, potrebbe essere supportata se patrocinata da enti pubblici. Certo, e lì c'è un altro grande vuoto, cioè l'istituzione ha un grandissimo vuoto, ci sono paesi, Germania, Belgio, se non sbaglio, comunque anche i paesi del nord Europa, che pagano delle sovvenzioni mensili agli artisti, permettendogli di produrre arte, di fare il loro lavoro. Cioè, capisci che lì poi è tutta un'altra cosa. Cioè, hai una tranquillità per produrre molto maggiore, non devi fare un altro lavoro, come spesso capita, non ti devi preoccupare di arrivare a fine mese, devi preoccuparti di lavorare e di riuscire a fare le cose al meglio. Cioè, tipo mecenate, cioè, c'è un mecenatismo statale. Lo Stato è un mecenato dell'arte in quei casi. Ma alla base questo c'è la concezione dell'arte come valore. Sì, esatto. In Italia. Sì, esatto, l'arte esatto, non è esatto. Un valore, è un passatempo. Ma questa è colpa della nostra storia, secondo me, anche. Cioè, siamo anche per troppo circondati da bello, siamo... le diamo per scontate. Esatto. Cioè, ancora c'è troppa influenza dei grandi maestri rinascimentali in Italia, secondo me.
ma in realtà l'arte poi viene tutelata a livello costituzionale, quindi dovrebbe essere fatto qualcosa di un po' in più. Questo vabbè. Vabbè, ma noi ci abbiamo la nostra figura che rappresenta l'Italia all'estero è la Venere di Botticelli ormai, quindi. Sì. No, ti dicevo, all'estero degli spazi espositivi gratuiti si trovano, per esempio in Germania vengono messi, ma che poi in realtà anche per esempio a Padova, a me è capitato quando sono stato da Danello, che appunto lo salutiamo sempre, c'era uno spazio dove a rotazione vengono fatte delle mostre gratuite, e quindi in determinati posti si vede che qualcosa si sta muovendo, ma la strada giustamente è ancora più che lunga. Sì, esatto. Io ho esposto più volte, ad esempio, in Germania, non ho mai dovuto pagare niente. Lì è proprio una mentalità diversa, cioè arriva la gente e si interessa anche alla parte, tra virgolette, curatoriale, al comunicato, sì. Cioè l'idea di gente... passanti che leggono un comunicato, non esiste, cioè il comunicato lo leggono, e quattro del settore che fanno finta di leggerlo come pretesto per bersi lo spumante, certo, all'inaugurazione. Sì, esatto, questa è la realtà. Verissimo. Invece lì no, lì è proprio l'interesse, la voglia, sì. Di, e io esposto sia in spazi adibiti, cioè gallerie, sia in spazi, sì, che non erano adibiti a niente, che si sono resi disponibili e mi hanno detto sì, assolutamente, hanno riconosciuto senza troppe stare a chiederti praticamente anche il gruppo sanguigno, hanno riconosciuto l'interesse del progetto e hanno detto va bene, ti do lo spazio, e lì sta a te, sì, poi metterti alla prova e dimostrare che la loro fiducia è stata ben riposta. È vero, verissimo. Il mio spazio è la strada, comunque. Io, ecco, espongo sempre gratuitamente. Io espongo gratuitamente, sempre. Ecco. solo se il problema è che se c'è qualcuno che è con le luci blu, dovrei pagare la parete. Però, se no, è gratis. Bravo. Dorian, secondo me, Dorian sta dicendo una cosa molto interessante, relativo soprattutto anche a quel ricambio generazionale che accennava Bruno prima, cioè artisti appunto degli anni 60 hanno creato una scissione fra ieri e oggi, e della stragrande maggioranza degli italiani sono sconosciuti. Sì, è vero. È verissimo. Il problema è che poi appunto anche questi artisti spesso poi rimangono gli unici che poi dal sistema vengono riconosciuti. Cioè, quanto spazio abbiamo utilizzato quest'anno per fare mostre su mostre dedicate a Michelangelo Pistoletto? A voglia. Quando ne abbiamo fin sopra i capelli. Come? Oltre pure l'installazione bruciata ormai. Oltre l'installazione bruciata, cioè... Per dire, poi vi sono detto, è un esempio apprezzatissimo, figurati. Però, sì, cioè, c'è tanto spazio in realtà per la promozione dell'arte emergente. Noi abbiamo visto che molti dei principali artisti digitali che operano con gli NFT e sulla blockchain, per esempio, sono italiani, però tutti quanti ci dicono sempre io per poter avere un po' di visibilità devo andare all'estero, devo spostarmi, certo, perché comunque in Italia... Non solo già di base a livello artistico ci sono diverse barriere all'ingresso, ma poi con il digitale si amplificano queste barriere, perché poi c'è la solita chiusura verso dei supporti totalmente nuovi che sembrano dare quasi fastidio, no, a chi opera nel settore tradizionale dell'arte alle volte. Sì. No, ma poi la cosa che a me pure fa un po' arrabbiare è anche il fatto che chi effettivamente vorrebbe pure... un incentivo artistico non solo per l'Italia ma anche per comunque le varie regioni che si vanno dal sud al nord tende a essere quasi escluso dal sistema poi generale, perché o è troppo dirompente e va a rompere degli schemi che devono rimanere sempre tali, oppure viene accolto e fatto un lavaggio del cervello per farla adeguare alle situazioni che già esistono, il che è una cosa che mi dispiace, perché così vuol dire che l'avanguardismo in Italia sta morendo. Cioè, questo pure un'altra dinamica, effettivamente un artista avanguardista in Italia, considerando che ormai oggi quasi tutta l'arte, perlomeno parlo del settore dell'arte contemporanea, dedita al bidimensionale, al quadro in sé, al dipinto, tranne casi eccezionali ovviamente, ma almeno l'80% degli artisti di oggi o
fa cose già fatte e rifatte, tipo il solito paesaggio e cose varie, ma quelli sono artisti regionali o comunali, o, come dire, si butta sulla pop art e fa questa reinterpretazione della neopop contemporanea, dove i va Topolini. Esatto, il consumo, cioè proprio i brand, con proprio i brand capitalisti facendoci opere d'arte e quindi speculando a sua volta lui stesso sul brand capitalista. Però ultimamente stanno andando vedendo molto i supereroi, ho visto. Sì, ultimamente. Ah, sì. Quest'anno Superman, un po' meno, secondo me. Cioè, per esempio, boh, non lo so, io ho visto tante opere che sono state messe in tante gallerie, pure importanti, che alla fine, per carità di Dio, ripeto, io non giudico il lavoro artistico altrui, tranne se non sono in amicizia. Se sono in amicizia lo giudico, se non lo sono dico sempre che è bellissimo, perché per me appunto non ho la confidenza di poter giudicare. Esatto, però quello che io sto notando è questa mania della ricopia o del cambio di determinati dettagli per fare qualcosa di leggermente nuovo che va bene al mercato in Italia. Siamo in una fase di ritorno all'ordine. Cioè, la storia dell'arte, soprattutto contemporanea, oscilla tra queste cose, oscilla tra l'avanguardia e il ritorno all'ordine, l'avanguardia e il ritorno all'ordine. Gli ultimi 100 anni sono stati così. Il problema è che la nostra fase di ritorno all'ordine sta durando più o meno da 50 anni. Una cosa senza precedenti, no? Quindi, sì. Forse negli anni 90 comunque io so di racconti che negli anni 90 chiunque vendeva, cioè questo mi sento detto. Sì, ma vendere vendono, il problema è che vende qualcosa che non è più una ricerca innovativa. Vendere si vende, cioè non è questo, davvero, in Italia si vende, soprattutto gli alti livelli, le alte sfere vendono, perché poi l'Italia è un mercato che comunque attira. Non come altri, ovviamente, ci mancherebbe, però non è malissimo. Guarda, a me è capitato di parlare 2 anni fa con un grande artista italiano, sempre rimasto avanguardista, ormai lui è grande, 80 anni, si chiama Sergio Lombardo. Mm-hmm. Non so se avete presente chi è. Sì. Sergio Lombardo comunque è un artista che opera fin dagli anni 60, ha esposto quando aveva 23 anni già alla Biennale di Venezia, cioè uno che è sempre rimasto avanguardista. Ho avuto la possibilità di poterlo incontrare nel suo studio che mi ha ricevuto, ci ho fatto 4 chiacchiere e lui effettivamente mi diceva che in Italia quello che vede è... cioè nel senso la sua visione è sempre rimasta questa, mi dice io sono sempre voluto rimanere avanguardista, quindi io infatti non sono mai stato sotto nome di gallerie o cose varie, sono sempre voluto rimanere indipendente e tuttora io vendo e non ho problemi e faccio quello che voglio, cioè proprio mi dice così tranquillamente, ma perché ha la faccia tosta per poterlo dire oggi. E ormai oggi si è buttato completamente sul commerciale e addirittura buttandosi sul commerciale il creativo non riesce più neanche a darsi una sorta di nomignolo di pseudo artista verso la propria persona, cioè non si riesce a creare un'autostima personale dicendo io sono un artista, no. Non si reputano manco più artisti molte persone, nonostante ci siano veramente cose molto interessanti che vengono fatte da parte di molte persone in Italia. Cioè ci sono per esempio dei grafici che io non li reputo molte volte grafici, ma artisti perché fanno delle bellissime opere. Però loro si dicono no, io lavoro sul commerciale quindi non sono un artista. Però non è solo un caso di uno solo, cioè sono tanti. E questa è la cosa, ce ne sono tanti. Vabbè, ma magari perché non ti conviene nemmeno essere identificato come un artista. Sì, probabilmente in un certo settore sì. Però in generale non credo che il lavorare su commissione sia una cosa non da artisti. Anzi, cioè, se iniziamo a pensare che l'arte sia effettivamente un lavoro, che fare arte è un lavoro, ci dobbiamo anche mettere in considerazione questo, cioè l'arte è un lavoro e vuol dire che va pagata, io faccio le cose per essere pagato, non è che faccio le cose per sport appunto o per hobby, è un lavoro, va pagato, si cercano gli acquirenti per continuare a fare questo lavoro, cioè bisogna un po' demitizzare questa cosa perché secondo me fa tanti danni, sì. Questa mitizzazione dell'artista come... ma infatti quello è, ma pure appunto... Secondo me con tanti paletti.
ti poni, scusa Bruno, non volevo interrompere. Vai, tranquilla, vai. Secondo me bisogna avere le proprie regole. Per esperienza personale, nel momento in cui hai la commissione, tra virgolette, ma è una commissione in cui tu hai fatto firmare, io tendenzialmente faccio firmare per sennò, determinate regole, per cui il tuo stile resta il tuo. L'unico vincolo, tra virgolette, è un tema generale e le dimensioni. A quel punto è un modo per essere un professionista dell'arte, quindi non rifiuto la commissione a prescindere, perché non siano solo commissioni, perché allora divento un esecutore. Sì. Però deve esserci il margine di libertà, cioè della mia espressione artistica. Secondo me questa via di mezzo... Vabbè, però bisogna capire sempre se è un privato o un pubblico. Magari il privato ti dà più apertura. Io, avendo avuto a che fare con alcuni enti pubblici, sinceramente sì, fino a un certo punto, ma sempre con molte censure. Sempre poi, ma sempre perché poi magari l'ente pubblico ti commissiona l'opera per un determinato fine, il privato magari invece te lo fa più per una questione di piacere estetico, e magari collezionismo. L'ente pubblico magari ti chiede di sistemare con un murales il muro della scuola, perché allora io devo sistemare il muro, ne approfitto, ma considera che sei all'interno di una scuola, considera che determinati temi non li puoi trattare in certi modi, cioè è normale che ci siano maggiori vincoli rispetto al privato, anche perché il pubblico, diciamo che l'arte la utilizza sempre comunque per mandare un certo tipo di messaggio. Il privato magari ti commissiona l'opera perché sa che la appenderà a casa, la vedrà solo lui e magari i suoi ospiti selezionati. Io parlo in questo caso di opere pubbliche. No, io parlo di opere pubbliche in questo caso, però aspetta, io quello che intendo come censura, non parlo di una censura fatta sull'aspetto tematico in sé, perché l'aspetto tematico viene prestabilito, il fatto è la questione dello svolgimento del da farsi dell'opera, che comporta ovviamente delle analisi sui temi che non pretendono, io parlo della mia esperienza, non pretendono però, come dire, che ci sia, cioè che ci sia una critica, ma non è una cosa che va a danneggiare comunque la visione da parte delle persone, comunque può andare a disturbare la persona che osserva, no. Però parlo di una, proprio dal punto di vista ideologico, una censura. Cioè, comunque noi dovremmo vivere comunque in un paese che dovrebbe esserci la pura libertà di espressione, cosa che manca ormai. Basta vedere gli ultimi fatti che stanno succedendo pure su Saviano, che gli hanno annullato il programma che doveva ora andare su Rai 3. Che, perché non voglio difendere Saviano, perché sapete, cioè, come dire, non ha la propria visione su queste persone. Però nel senso, se si arriva pure alla censura del diritto di espressione di un artista, che perlomeno, io parlo del mio caso perché mi occupo di denuncia sociale, però se viviamo in un paese che va già a creare dei paletti di censura, l'arte non potrà mai svilupparsi così, assolutamente. Perché comunque c'è sempre una comunicazione da parte dell'artista, ma che non è... l'opera, come dire, basata sull'emozione, sul concetto emozionale della creazione artistica, che lì non pretende una grande denuncia sociale, anche se ci sono artisti che lo fanno in questa maniera, cioè ce ne sono un paio, però se poi devi essere censurato, come fai a rimanere in Italia? Cioè poi c'è anche questo problema, al di là del pagamento, delle mostre, di tutte queste cose, che quello è il sottobosco, però all'interno di questo sottobosco c'è poi la macro... la censura. Sì, secondo me lì è proprio un discorso di intenti, nel senso che nel momento in cui decidi di fare opere di denuncia sociale è normale mettere in conto delle difficoltà da parte di chi appunto dovrà sovvenzionare o ospitare questa cosa. È proprio una questione di tu stai andando contro il sistema e quindi di conseguenza devi andare anche contro il sistema di chi ti fa esporre e lì è proprio una questione Italia, per esempio sì, Italia. Questo è il problema, perché appunto poi ce ne vanno all'estero molti, c'è anche questa dinamica qua, cioè poi ora non voglio uscire fuori dal tema perché comunque ritorniamo sempre sul tema delle mostre a pagamento, ma ecco, una persona che
per esempio, fa arte, comincia a fare arte e vuole, per esempio, approcciarsi alla denuncia sociale perché ha una visione attivista dell'arte e così via, in Italia come fa a esporre se già arti e c'è un sottobosco e devi pagare? Quindi tu vuoi pure pagare, ma così se tu paghi stai andando pure a distruggere ideologicamente il tuo lavoro artistico, perché se tu fai denuncia ovviamente non puoi metterti pure a pagare per fare, cioè, per fare denuncia, perché allora, cioè, che senso ha con tutto il cuore? Infatti secondo me la cosa è cercare il più possibile di evitare queste situazioni, come dicevo, a prescindere dal tipo di arte che fai, perché sai che non ci sarà l'impegno da parte di chi ti fa esporre nel portarti da qualche parte, cioè loro pensano solamente agli introiti che provengono dagli artisti che vogliono esporre, che hanno l'esigenza di esporre, ma poi non succede niente di concreto, non vai avanti in questo modo. Bisogna incasellare la strada giusta ed è difficile, le scorciatoie, perché queste esposizioni a pagamento, queste fiere a pagamento sono scorciatoie, non portano da nessuna parte in realtà. Ti fanno perdere anche in questo sistema di labirintico, di sottobosco, come dicevi tu, che però non arriva mai ai rami alti. Concretizzare qualcosa di sostenibile, penso, più che altro di duraturo. Esatto. Sì, certo. E quindi qual è la soluzione, secondo voi? Questa è l'ultima domanda, perché poi qua se no siamo fino a notte se vogliamo trovare la soluzione. Sì. Qual è la soluzione? Domanda. Qual è la soluzione? Perché giustamente le gallerie stanno morendo, perché non c'è mercato, non si riesce a creare un mercato in Italia e quindi si sentono obbligate a dover speculare sugli artisti. In più l'artista in sé non ha neanche i soldi per poter pagare questi prezzi, per poter esporre, perché già non si dovrebbe pagare, ma ha maggior ragione anche, non ha manco i soldi, perché giustamente un emergente non va a spendere 1200 euro per esporre, sinceramente, mi pare anche giusto. E quindi qual è la soluzione a questa situazione, a queste situazioni? La soluzione a queste situazioni, secondo me, è cercare di creare una coscienza comune sull'importanza delle pratiche artistiche contemporanee, che possa portare lo Stato a sovvenzionare gli artisti. E come lo Ed fai? È un percorso lungo, non è una cosa che fai. Serve fare educazione politica. All'arte, serve far capire che l'arte, appunto, come dicevamo prima, può diventare un lavoro, può essere un qualcosa che porta beneficio alla società, che lancia un messaggio utile, come diceva anche Anna all'inizio, no? Il fatto di dire io faccio arte perché sto comunicando un qualcosa che porta valore alle persone che poi ne fruiscono, e per farlo devi inculcare proprio la mentalità del fare arte come mestiere. Ed è solo lo Stato che lo può fare attraverso la struttura formativa che sappiamo, Bruno sai meglio di noi, dovrebbe essere rivista da zero. Siamo noi che in teoria col nostro voto dovremmo poter influenzare questo tipo di pratiche. Poi abbiamo un ministro della cultura che dice che bisogna puntare bello che Anna, noi, quando diciamo qualcosa, Anna poi fa le varie espressioni. Allora, sì, ho un problema di mimica facciale, scusatemi. No, vabbè, abbiamo un problema che condividiamo. Sì, anch'io. No, però aspetta, se senti delle cavolate dette, dillo, cioè nel senso, tranquilla. No, io poi dicevo, appunto, il nostro ministro della cultura ha dichiarato abbastanza recentemente che l'Italia dovrebbe puntare sui laureati nelle materie scientifiche e tecnologiche, e per carità, non c'è nulla di male, anzi, però che te lo viene a dire il ministro della cultura, che è preposto a cercare di rendere, diciamo, agli occhi degli italiani più serio il settore culturale, è tragico. Le gaffe che ha fatto ultimamente, diciamo che la credibilità un po' l'ha persa tra la cosa del premio Strega ad anche altre cose che ha detto, per l'amor di Dio. Secondo me non è però un problema solo del ministero in sé oggi, secondo me dovrebbe partire proprio dal ministero della scuola. Io prendo in considerazione, ecco, io ultimamente sto sentendo molti convegni di Gratteri, di Nicola Gratteri, il magistrato antimafia, che comunque, oltre al lavoro, come dire, svolto in procura di Catanzaro, lavora anche sull'aspetto pedagogico, andando nelle scuole, facendo incontri con i ragazzi,
facendo un po' di divulgazione anche, non solo, come dire, antimafia, ma anche di educazione alla vita e così via. E lui giustamente dice una cosa, se dovessimo andare a cambiare effettivamente il sistema culturale italiano, che è comunque il sistema che va a incentivare le mafie, il governo dovrebbe cominciare a investire soldi nel Ministero dell'Istruzione, prima di tutto, e il Ministero della Cultura. Perché effettivamente quello che manca, io comunque facendo e lavorando a scuola primaria, quello che noto è che siamo rimasti come quando andavamo noi a scuola ancora. L'educazione artistica viene lasciata in secondo piano, completamente. Viene lasciata completamente in secondo piano. Non viene fatto un lavoro apposito. Quindi se già non viene fatto un lavoro fin dalla scuola di educazione all'arte, non solo comunque dal punto di vista storico dell'arte, ma anche pratico, quindi facendo fare veramente attività valide, trovando delle strategie pedagogiche per incentivare anche la creatività nei bambini. Quando, cioè, se non si sviluppa fin dalla primaria una cosa del genere, dalla scuola, come si può pretendere che il Ministero della Cultura possa cambiare il futuro? Ah, no, certo, anche perché il Ministero della Cultura è votato dall'italiano. Sono tutta una serie di cose che si devono andare a congiungere, un allineamento di pianeti che purtroppo è molto difficile da ottenere. Bisogna vedere un po' quello che succede magari con anche l'introduzione del digitale, magari potrebbe essere un supporto utile dal punto di vista formativo, non solo per l'ambito artistico, ma in generale per migliorare un po' quella che è la struttura culturale e formativa del paese. Ragazzi, tu, Anna, che dici? Io penso che dopo un'ora di chiacchiere abbiamo capito un po' quello che è il vostro punto di vista, e grazie a tutti quelli che hanno comunque partecipato anche nei commenti, che ci hanno dato un po' degli spunti di riflessione. Grazie mille, Anna. Ragazzi, andate a vedere un po' le opere di Anna, perché io ho visto un po' il suo profilo e merita tantissimo. Sì, vero, tantissimo. Però non Anna Avassena, per favore, perché Anna è il nome della carta d'identità. Non ah, lo ok, 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 cioè, scusami. Chiamatemi col mio nome, ma non col mio nome. Invece io posso consigliare l'ultimo articolo che è stato pubblicato da Alberto su Art Tribune riguardo quello che è successo a Milano, sulla galleria Vittorio Emanuele, sì, hanno imbrattato la galleria. Alberto ha fatto un bellissimo pezzo sul concetto del vandalismo e la street art, cioè sulla differenza effettivamente che c'è tra questo mondo e quell'altro, e come le persone non riescono ancora a percepire effettivamente che cos'è la vera street art e che cos'è invece andare a vandalizzare un posto. Assolutamente, grazie. Sì, no. Grazie mille. Ecco, l'ultima cosa, a proposito delle mostre a pagamento che vengono promesse in New York e così via, sono i famosi 15 minuti di Andy Warhol di fama. È vero, 15 certo. Minuti di fama. Ma in realtà, ma neanche, perché poi non è... Sono... sentirsi 15 minuti di fama. Sperarlo neanche, sperare nei 15 minuti di fama che poi non arrivano da queste cose. No, per niente, insomma. Per niente proprio. Parassiti. Quindi la soluzione, diventiamo tutti politici, facciamo tutti politica, basta, capito? Fondiamo un partito artistico. E invece no, continuiamo a fare arte, continuiamo a parlare di arte, perché è l'unico modo per far conoscere alle persone il settore, infatti. E valorizzarlo veramente. Ragazzi, sì, è vero, verissimo. Grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito questa sera. Un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie. A voi. Buona serata. Buon San Lorenzo. Serata. Ah, giusto. Buone stelle. Buon San Lorenzo. Buone stelle, chi ne può vedere. Ciao. Esprimete desideri. Sì. Per l'arte. Ciao. Buonasera.